Ciao a tutti, nuovo What I Eat Day, solito disclaimer iniziale e ovviamente cominciamo sempre con la colazione, uno dei miei pasti preferiti. Quel giorno per colazione ho mangiato le banane caramellate, non so se l'avete mai provate, sono veramente molto buone, anche se qui io avevo finito la cannella, vi dico, la cannella sta veramente molto bene. Prepararle ovviamente super easy, io prima ovviamente pulisco anche la buccia della banana, però semplicemente la taglio a metà e la metto a cuocere in pentola, dove ho messo anche un pochino di olio di cocco, buonissimo, e niente, fuoco basso, la lascio per un po' così. E nel frattempo ovviamente ho scaldato anche il mio latte di noci con un pochino di miele. Questa potete mangiarla poi direttamente nel piatto con la buccia, quindi andando a spizzicare dalla buccia con la forchetta, però io preferisco togliere la buccia prima di impiattare. Vabbè, lì l'avevo tagliata sottilissima. Comunque ecco il mio caffè latte con il latte vegetale che faccio sempre con la macchinetta solita che vi lascio in descrizione insieme al video nel quale appunto vi mostro come si realizza. Ovviamente burro di arachidi, ragazze, non può mancare. Poi quello che uso io è 100% arachidi, quindi non ha nient'altro dentro. La chicca di questo burro di arachidi è quando aggiungete sopra un pizzichino di sale, ok? Poi per non farmi mancare altra frutta secca ho messo anche un po' di noci. Arriviamo quindi al pranzo. Questo è un pranzetto semplice però molto sfizioso, vabbè, un po' in linea con quello che mangio io, sono tutte cose abbastanza semplici, ormai penso l'abbiate capito. Finocchio, ragazze, ultimamente io sono veramente in fissa con i finocchi al forno, fatti in tutti i modi, con qualunque spezia, poi vabbè, un po' di verdura per accompagnare, comunque vi dicevo, fatti in tutti i modi, con qualunque spezia, eccetera, eccetera. Poi ho trovato questa chicca di spennellare l'olio, i condimenti, insomma, in generale, qui sto spennellando olio e sale, direttamente così, perché non ho l'olio spray, ad esempio, che sarebbe molto comodo, in questo modo mi trovo bene. Ho aggiunto anche un pochino di acqua sulla teglia, ma non si è visto. Qui io vi metto le tempistiche, però da forno a forno può sempre cambiare, quindi datevi uno sguardo. Comunque poi questo è tofu al naturale che semplicemente faccio a cubetti e sapete che mi sta prendendo bene con il tofu al naturale, nel senso mi piace, non esagero, quindi non lo mangio assolutamente tutti i giorni, anche perché se non erro è a base di soia, quindi non lo mangio tutti i giorni, però ogni tanto mi sfizio, mi piace, e mi piace moltissimo fatto così in padella, che diventa un po' croccantino anche, con un filino d'olio, come avete visto. Qui ho aggiunto anche queste olive speziate, buonissime ragazzi, quanto sono buone, hanno tipo i semi di finocchio, i semi di anice, non ho capito, e peperoncino, insomma, veramente super buono. Comunque, quello era il mio pranzo, quindi super semplice. Caffettino con le meringhe, e ragazze, avete mai provato ad assaggiare le meringhe inzuppate nel caffè? Sono qualcosa di divino, di divino. Comunque, quel giorno non ho fatto neanche lo spuntino. Arriviamo quindi alla cena, e la cena è questa è abbastanza carica, questa roba qui che ho preparato, cioè l'insalatina semplice e poi questa sorta di torta rustica improvvisata con ciò che avevo nel frigo, e ragazze, buonissima. Avevo questo pezzettino di zucca, quindi lo sono andata a tagliare tutto a cubettini e ho fatto cuocere poi insieme al broccolo in padella, molto molto semplice. In realtà questo condimento io l'avevo preparato subito dopo pranzo e quindi l'ho mantenuto poi fino a sera, insomma, perché il pomeriggio sarei dovuta uscire, in questo modo avevo già il condimento pronto. Quindi semplicemente vado a cuocere in padella, oltre a questo aggiungo anche un po' di cicoria che semplicemente taglio a pezzettini, insomma, anche qui niente di speciale. Condisco con olio e sale, un po' di peperoncino e lascio cuocere così, molto molto semplicemente. Questo è il risultato, insomma, quando la cottura era terminata e l'ho lasciato riposare, quindi la sera quando l'ho utilizzato in realtà era fredda. Comunque prendo la pasta brisè, la bucarello, questa l'ho trovata alla Lidl e ragazzi mi è piaciuta un sacco, veramente molto buona. Metto in teglia, non chiedetemi il diametro perché ragazzi non ne capisco niente di diametri e cose. Comunque, come io ho detto, era bella carica, ho messo 3 uova, un po' di sale, io frullo qui dentro per comodità, per non andare a sbatterle con la forchetta, proprio pigrizia a go-go. Unisco il tutto, appunto il condimento era già freddo, per questo che ho fatto questa specifica prima, perché altrimenti penso si sarebbe già iniziato a cuocere l'uovo, probabilmente. Comunque, molto molto semplicemente, metto all'interno, richiudo i bordi e li vado anche a spennellare un pochino con l'uovo che era rimasto. Ah, qui stavo tagliando la carta forno in eccesso perché altrimenti si brucia poi in forno. Comunque, come vi dicevo, spennello un pochino i bordi con un residuo di uovo, insomma, che era rimasto.
e in forno. Nel frattempo mi faccio un'insalatina così, giusto per accompagnare, però insalatina molto semplice, soltanto con la lattuga, i pomodorini e le solite olive che io amo, mamma ragazzi, ma quanto sono buone quelle olive. E questo è il risultato. Ragazzi, buonissima questa torta rustica. Yummy, super super yummy. Cioè, questa è veramente buona. Dopo cena potevo io privarmi di un po' di pane, una fettina di pane con la nocciolata, presa sempre dalla Lidl, veramente buona quella senza latte, e una spolverata di cocco, ma certo che non me ne privo, quindi ok. E questo è tutto ragazzi, io spero come sempre che anche questo video vi sia piaciuto, se sì lasciate un bel pollice in su, io vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima, ciao!